Vuoi diventare imprenditore o imprenditrice, ma sei a corto di idee e quindi devi trovare un'idea o magari una nuova idea su cui lavorare? Beh, sei capitato o capitata nel posto giusto, perché in questo video vedremo quali sono le principali metodologie per trovare un'idea di business. Io sono Alessio Boceda e dovreste ascoltarmi perché sono il cofondatore di Startup Geeks. Insieme a Giulia D'Amato ci occupiamo di formazione imprenditoriale e negli ultimi anni abbiamo supportato oltre 2000 persone a testare il potenziale della propria idea e lanciarla sul mercato in modo efficace e minimizzando i tempi e i costi e i rischi connessi. Uno degli elementi sempre presente è trovare l'idea e quindi partiamo subito per vedere come farlo. Ci troviamo nella situazione di partenza e potremmo trovarci o proprio senza idea oppure avere una serie di idee. Una, se avete già un'idea che può trasformarsi in un business, in questo punto non lo tratteremo in questo video, ma il mio consiglio è capirne il potenziale attraverso una serie di aspetti che abbiamo approfondito sul nostro blog e sul nostro canale di YouTube. Se poi avete una passione o una competenza, allora sì che in questo video lo vedremo, come poterla portare avanti e come poter capire su che idea lavorare sulla base della vostra passione e delle vostre competenze. Se avete una tecnologia e volete capire come monetizzarla, ecco, in questo caso dovete fare una serie di analisi di mercato che non toccheremo in questo video per capire se esiste potenziale per la tecnologia che avete immaginato. E poi vedremo come cercare idee attorno a te e come cercare idee in modo, tra virgolette, opportunistico. Partiamo dal primo elemento, che è l'elemento più comune, devo dire, che è cercare un'idea sulla base delle proprie passioni o delle proprie competenze. Io ti consiglio di fare una serie di riflessioni, partendo da capire bene nel dettaglio in cosa sei naturalmente bravo, che cosa ti interessa, che cosa ti appassiona, su cosa sei molto esperto, su cosa hai avuto successo magari in passato, su cosa le persone ti chiedono aiuto. Che cosa trovi facile che gli altri potrebbero trovare difficile? Ecco, questi sono i primi elementi per capire se da questi elementi riesci a ricavarne un'idea su cui lavorare. Altre riflessioni sono in cosa sei competente. Se hai delle specifiche certificazioni, qualifiche, che tipo di lavoro hai svolto, quali progetti hai approfondito, perché sulla base di queste competenze potresti creare un business legato a formazione oppure alla consulenza. Oppure creare un business che valorizza le tue competenze sulla base, non so, dello sviluppo di determinate tecnologie di cui hai competenza. E poi, appunto, focalizzarsi sulle cose che ti appassionano di più, sulle cose che credi fermamente che siano importanti e valide, sulle cause che vuoi supportare, sulle missioni. Ci sono certe persone che si appassionano tantissimo a risolvere determinati problemi come se fosse una missione di vita. Bene, questi sono gli argomenti da esplorare per cercare di capire che tipo di idea tirare fuori sulla base di ciò che ti appassiona o su cui hai entusiasmo e competenze. E poi chiediti anche chi vorresti servire, quali sono le persone o le aziende che ti preme servire con la tua idea, perché queste persone hanno un problema e tu vuoi risolvergli questo problema. Pensa ai gruppi particolari a cui vorresti rivolgerti e a che tipo di problemi hanno. Potrebbero includere, non so, le persone anziane, oppure i bambini neonati, oppure i genitori di bambini neonati. Definendo il target potrai capire che problemi hanno e come soddisfare i loro problemi con le tue passioni o le tue competenze. Andrai avanti poi facendo un'analisi di mercato, perché sulla base di quello che hai avuto in testa, che ti è venuto in mente per creare un'idea sulla base delle tue passioni e competenze, potrai fare una ricerca online sulla base di parole chiave, analizzando i trend, analizzando quello che le persone cercano su Google per capire se le persone effettivamente hanno questo problema e se ci sono e chi sono e cosa fanno i concorrenti che già offrono delle soluzioni in questo campo, in modo tale da differenziarti. Primissima panoramica fatta sulle tue passioni e competenze, la seconda panoramica è trovare delle idee attorno a te nella vita comune. Cosa fare? Elencare quanti più problemi possibili incontri regolarmente nel tuo quotidiano. Se fai un tragitto da casa al lavoro, se fai determinate cose, sicuramente potrai aver visto e percepito e vissuto delle frizioni, dei problemi. Facendo questa lista,
sarai poi in grado di investigare e di chiederti, ok, ma questi problemi li percepisco solo io o li percepiscono in tanti? Bene, questo è quello che dovrai scoprire attraverso il cosiddetto processo di validazione. Dovrai capire se tante persone percepiscono il tuo stesso problema in modo tale da poterci creare sopra chiaramente un business. Il mio suggerimento è di partire da almeno 10 problemi e di poi focalizzarti su quelli che ti sembrano più potenziali per capire se tante altre persone percepiscono il problema. Quindi scegli i problemi peggiori, i problemi più brutti e più scomodi e poi analizza e guardati intorno e parla con le persone per capire se effettivamente anche loro condividono il tuo stesso problema, se hanno cercato delle alternative, quanto hanno pagato per risolvere il problema e così via. E poi scegli uno dei problemi che hai selezionati e inizia a lavorare per capire che tipo di soluzione proporre per risolvere il problema. Un altro elemento, un altro modo per trovare idee è il cosiddetto modo opportunistico, cioè il modo copycat. Fare un copycat significa prendere un business che funziona all'estero e localizzarlo per il mercato in cui vuoi entrare, quindi in questo caso per il mercato italiano. Dove trovare le idee? Beh, se hai una conoscenza di trend o di settore o di nuove tecnologie, magari conoscerai già aziende all'estero che fanno certe cose. Altrimenti, uno strumento molto utile è Crunchbase, è un sito che mostra quali sono stati gli aumenti di capitale recenti delle aziende. Una delle strategie che puoi utilizzare è andare a vedere quali aziende in America hanno raccolto tanti capitali di recente, perché sono quelle che potrebbero essere più in voga, più in hype o che potrebbero comunque attirare maggiormente l'attenzione degli investitori. E ci sono poi i siti delle campagne di equity crowdfunding all'estero, proprio per vedere anche in questo modo quali aziende hanno raccolto di capitali. E invece se ti vuoi focalizzare su determinati tipi di business, come per esempio il business software as a service, i SaaS, potresti guardare dei siti come Product Hunt, Betalist o AppSumo, che sono siti che raccontano e che a volte danno anche delle offerte per provare dei tool nuovi stranieri. In generale bisogna guardare quello che succede all'estero attraverso ad esempio i siti che ti ho menzionato o magari altri, vedere quelli che funzionano, pensare se in Italia potrebbero funzionare e pensare a come poterli localizzare in Italia. Queste sono le principali modalità per trovare delle nuove idee. Chiaramente per ognuna di queste modalità potevo parlare per ore, ma ho voluto crearti un distillato per darti perlomeno i primi passi e per delinearti i primi passi per cercare nuove idee. Il mio suggerimento quando spegnerai questo video è pensare a quali macro categorie pensi di approfondire e mettere a terra i prossimi passi per capire appunto su quale idea lavorare. Detto questo, se poi ti interessa scoprire di più sul mondo startup e in particolare su come trasformare un'idea in un business spendendo poco in poco tempo e riducendo i rischi, dai un'occhiata al video che ti mettiamo qua a lato e approfondisci la nostra conoscenza su startupgeeks.it e sui nostri social. Un grande in bocca al lupo per lo sviluppo della tua idea di business. Ciao!